Buonasera pubblico di Locarno, benvenuti. Buonasera a tutti voi che siete qui con noi al FEVI, ma anche a chi è in Piazza Grande, arriviamo presto, e anche alla sala. Buonasera, benvenuti davvero di tutto cuore. Sono passati quasi 2 anni dall'ultima proiezione qui a Locarno e questa sera ripartiamo con tutta la magia del Locarno Film Festival. Ripartiamo con un'edizione che vuole allargare l'orizzonte il più possibile. Sono 4 i concorsi, le notti sotto le stelle che conoscete, 209 i film per tornare a raccontare la vita attraverso le innumerevoli storie del cinema. E come tradizione ho il piacere e l'onore di accogliere sul palco per aprire questa 74esima edizione il nostro presidente Marco Solari. Buonasera presidente. Buonasera Giada, grazie per le bellissime parole di introduzione. Certo che ci spiace non poter essere in Piazza Grande, però lo sappiamo accettare. In ogni caso le persone che sono in Piazza Grande le salutiamo con tanta cordialità. Signore e signori, siamo nel 1576. Un frate agostiniano, professore all'Università di Salamanca, che ha tradotto e interpretato il Cantico dei Cantici, esce dalle prigioni dell'Inquisizione spagnola e riprende il suo posto all'Università di Salamanca e inizia la sua lezione dicendo «Dicebamos ayer», «Dicevamo ieri», «Dicebamos esterna die», «Dicevamo ieri». E con questo ha umiliato il grande inquisitore con 3 parole, con 3 parole. E la stessa cosa fece 3 secoli dopo un altro grande intellettuale, anche lui professore all'Università di Salamanca, Miguel de Unamuno, che riprese la sua cattedra dopo 6 anni che il primo dittatore spagnolo, De Rivera, lo aveva estromesso. E noi, in un certo senso, utilizziamo queste parole per dire questa non è una ripartenza stasera, è una continuità assoluta. Ci siamo lasciati, signore e signori, il 19 agosto del 2019 in Piazza Grande e sapevamo che ci saremmo rivisti. Malgrado tutte le difficoltà. E io oggi qui vi dico le stesse parole. Dicevamo ieri, c'è continuità. Intanto il festival si è rafforzato già da signore e signori, grazie a un'incredibile squadra di decine e decine di persone capeggiate dai 2 direttori, il direttore artistico e il direttore operativo, Giona Nazzaro e Rafael Brunschwig, la vice direttrice Simona Gamba e decine di persone. Si è rafforzato perché è stato un periodo dove il festival ha lavorato al suo futuro, il suo futuro che ovviamente andrà in direzione di una digitalizzazione. Potremmo disquisire tutta la sera sulla digitalizzazione, che va bene solo come strumento, perché qualsiasi intelligenza artificiale, qualsiasi algoritmo è molto, ma molto più stupido di ogni film che noi presentiamo qui al Festival del Film di Locarno.
La digitalizzazione è il nostro futuro? Se sapremo conservare questo grandioso e splendido evento di ogni agosto in Piazza Grande, al Fevi, con questo pubblico. Se l'abbiamo potuto fare, se abbiamo potuto rafforzare il nostro festival, è anche perché abbiamo goduto la fiducia della politica, penso alla decisione del Gran Consiglio, la fiducia di Berna, con la decisione di rafforzare anche finanziariamente il Festival del Film di Locarno. E questo grazie anche e sempre per via delle persone, penso a Ivo Kummer, capo dell'Ufficio del Cinema, penso a Isabelle Chassot, la capa della cultura, e signore e signori, abbiamo qui con noi stasera colui che tiene la mano protettrice sul festival e che è il consigliere federale Alain Berset. Lo possiamo fare grazie anche all'economia, ai partner, ai nostri partner principali. Lo possiamo fare finalmente grazie al nostro straordinario pubblico, questo pubblico che io ho vissuto ieri sera, questo pomeriggio e che sto vivendo in questo momento. Adesso i miei direttori mi guardano male perché dicono parla troppo. Vi ricordate il film di Churchill che si chiama The Darkest Hour di Joe Wright con Churchill? Cosa fa Churchill? Nel momento più buio, quando nel suo gabinetto di guerra con il visconte Halifax, ministro degli esteri, dice bisogna fidarsi di Mussolini, fidarsi di Mussolini, bontà sua, bisogna fidarsi dei tedeschi. E l'unico che resiste è Churchill. Cosa fa Churchill? Churchill va nel metro, è una finzione, non è storica. Va nel metro e nel metro la gente gli dice: signor primo ministro, we have to fight and we never surrender. Ed è esattamente quello che io stasera vi dico come Festival del Film di Locarno, che ho l'onore di aprire. We shall never surrender. Signore e signori, grazie a voi. Grazie al nostro presidente Marco Solari. Allora ha lasciato a me il grande onore di chiamare il nostro nuovo direttore artistico, John Nazzaro. Buonasera Giona, questo applauso è tutto per te. Buonasera Giada, buonasera Locarno, viva il festival! Avviciniamoci un po' Giona. In realtà il pubblico ti conosce già perché tu hai già calcato i nostri palcoscenici, accompagnavi spesso gli ospiti di lingua tedesca negli anni, ma questa sera e da questa sera tu sali nella veste di direttore artistico. Allora, che festival ci dobbiamo aspettare da Giona Nazzaro? Il festival che ci dobbiamo aspettare è il festival che questa sala e la piazza e le altre sale ci stanno regalando questa sera, un festival vivo, libero, aperto, avventuroso, lanciato alla scoperta del cinema. Dicevamo prima, Giona, che sono più di 200 i film che compongono questa 74esima edizione. Tu hai scritto una cosa molto bella, hai detto per selezionare i film ci vogliono occhi speciali. A chi appartengono questi occhi? Gli occhi appartengono al comitato di selezione che mi ha accompagnato e ha condiviso con me, ma è stato un lavoro davvero collettivo, questa avventura. E ho il piacere di chiamarli sul palco: Pamela Bienzobas, Mathilde Henroux, Stefan Ivancic, Giovanni Marchini Camia, Daniela Persico e anche il comitato dei Parti di Domani, Eddie Bertozzi, responsabile della selezione e consulente speciale alle sezioni competitive, Anne Gaschütz, Enrico Vannucci, Valeria Wagner.
Buonasera a tutti voi. Loro sono le persone che hanno condiviso questi mesi visionando più di 3.000 film fra corti e lunghi. Il Comitato dei Corti ha anche avuto l'onore e l'onere di aprire il nuovo concorso dedicato ai corti d'autore, la competizione dedicata ai maestri affermati che si cimentano con la forma breve. Abbiamo discusso molto, ma alla fine i film che abbiamo selezionato sono stati scelti all'unanimità. E se ci sono persone al mondo con le quali vorrei continuare a discutere molto, sono proprio queste. Invito a fare un passo avanti per i nostri fotografi, prego. Thank you, Selection Committee. We are excited to discover the films you selected. And now let's take a look at some of the many images that make up the festival. De nos 18 ans, on s'était dit toutes les deux que ça allait être encore mieux que d'habitude. Testing 1, 2, 3. These were images from the films that you are going to see in the next 10 days in the various sections of the festival. And now we are glad to introduce you the juries. The members are seated here in the first rows of the FEVI. Yes, this is a very special moment because when we invited the juries, all of them,
accepted immediately, even though we didn't know yet how the film, the festival, was going to take place. And therefore, when we decided what kind of people we wanted in the jury, we thought that we wanted to have around us a small community of people whose work we admired, whose gaze we respected. And all of them answered immediately with a resounding, yes, we are coming. And that was so great. It felt wonderful. It was an awesome response because it told us that we were on the right track. We start with the members of the Pardi di Domani. In the Pardi di Domani section, we have Kamal Al-Jafari, Marie-Pierre Massia, Adina Pintilie. Let's continue with Opera Prima. The first feature jury is composed by Katharina Wiss, Karina Ressler, Amjad Abu Alala. The next one is Cineasti del Presente, Jonah. And the jury is composed by Agathe Bonitzer, Mehdi Do, Vania Kalugergic. Last but not least, we are now happy to introduce you the jury members of the Concorso Internazionale, which will present the famous Pardo d'Oro. And the members of the international jury are Philippe Lacote, Leonor Silveira, Kevin Jerome Everson, Isabella Ferrari, and the president of the jury, Eliza Hittman. Thank you all for being here with us at the Locarno Film Festival. It means the world to us. Dear jury members, all the best with your work. Passiamo ora al premio di questa sera, il nostro primo premio per questa 74esima edizione, con un ospite d'eccezione. Si tratta dell'Excellence Award Davide Campari, un nuovo premio dedicato a Davide Campari, assegnato per meriti alla carriera di un'illustre figura dell'industria cinematografica. Campari Group vuole ricoprire un ruolo di mecenate nel supportare giovani talenti nel mondo del cinema e allo stesso tempo vuole realizzare opere innovative. Giona, permettermi di chiederti di fare la voce del pubblico. Cosa ti ha spinto a scegliere questa icona della moda e del cinema? È stata una scelta molto facile. Quando abbiamo riflettuto a cosa volevamo che il nostro festival assomigliasse, allora volevamo che assomigliasse a una persona libera, in grado di passare dal teatro al cinema, in grado di compiere scelte sempre coraggiose e controcorrente, allo stesso tempo di essere un artista popolare, rispettata da tutti, un artista in grado di rinnovarsi costantemente, esattamente come pensiamo che debba essere il Locarno Film Festival. Our guest tonight has always moved with the times and continues to do so. We will soon get to know her better, but this is a glimpse of her film career. Campari, pushing the boundaries of art since 1860, presents new artistic challenge, the creation of an original short film inspired by one of the greatest filmmakers of all time. Fairly Forward, the story of a pioneering collaboration between human and artificial intelligence. Do you guys think this thing is even possible? Obélix! Ah, elle t'a connu? Oh, Falbala! Oh, mon cher Obélix, comme je suis heureuse de te revoir. Oh, ben, tu as tellement changé, je t'avais pas reconnu. Mais toi, pas du tout, enfin... T'as pris quelques kilos. Oh, non, il est juste un peu enveloppé. Oui. Enveloppé? Oui, c'est ça, un tout petit peu enveloppé. Oh. Un tout petit peu enveloppé. Hein.
Tiens, monsieur. Mon prince. Excusez-nous. Je suis le capitaine Providence. Traitez-nous au moins comme Barbe Noire le ferait. Tuez-nous d'une balle. Vous aimez jouer à l'homme. Agissez en homme. Mais je suis une femme. Comme tu te plais tellement à me le rappeler, il fallait y penser lorsque tu m'as dupée. En te laissant ici, je suis persuadée que ta dernière pensée sera pour moi. Allez, vous y reconnaître dans tous ces miroirs. Avec ce truc-là, quand ils ont bu, ils sont plus foutus de savoir s'ils ont un ami ou s'ils en ont mille. Et vous, êtes-vous sûr de savoir si vous avez une amie parmi toutes ces femmes ? Tu es là, toi ? Rien, je t'attendais. Jonah, enfin, elle arrive. Mesdames, messieurs, veuillez accueillir Laetitia Casta. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bienvenue. Merci. Bienvenue. Merci énormément. Buonasera a tutti. Ah, deux mots en italien, quel plaisir. Provo. Il mio italiano non è perfetto, ma proviamo. Mon français ne peut pas être mieux que votre italien. Laetitia Casta, merci de nous honorer avec votre présence. Qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir actrice ? Oh mon Dieu, questa domanda è molto profonda. Credo che il fatto della timidità, che per me è stato molto difficile di far uscire le emozioni dentro la vita, allora il cinema mi ha aiutata a lavorare con questa cosa. E poter, come on dit, partager, condividere con voi. Merci. Vous avez affronté votre carrière toujours en prenant de défis. Vous n'étiez jamais là, on vous attendait, vous avez toujours fait des choix à contre-courant. C'est comment de avancer toujours en restant toujours fidèle à soi-même, pas en répondant aux demandes du marché, de la mode, etc., mais de s'affirmer en tant qu'artiste indépendant avec une propre vision. Questa cosa, il fatto di aver rencontrato delle gente molto interessante all'inizio a 15 anni. Grazie. Ho rencontrato delle gente come Yves Saint Laurent, Jean-Paul Gaultier, che mi hanno parlato del cinema, hanno stato sempre ispirata per il cinema, mi faceva vedere delle attrici italiane, del film francese, tanti film che le hanno ispirato e anche a me. E il fatto di questa cosa mi ha aiutato sempre, anche quando faceva la moda, ad essere come un'attrice del film muet. E poi il cinema, con il cinema ho potuto andare più profondamente e mettere una voce sul viso. E ho notato che non è facile fare il cinema.
perché è un mondo molto esigente, c'è anche molto dubbio, anche di dire no a un film è difficile. Il scelto del personaggio, il scelto è una cosa, non è così semplice, ma di scegliere un film con cuore non si può se tromper, come on dit. Ci si può anche sbagliare a volte. Non si può sbagliare con cuore, ecco, diciamo è così che ho scelto il mio cuore, così. Ed è anche il festival che ha scelto con il cuore Letizia Castà e siamo davvero orgogliosi di averla qui con noi questa sera e grazie per aver parlato alla Piazza in italiano. È davvero, scusa per il mio italiano. È davvero il regalo più grande. Pardon. Grazie. Siamo noi che ci scusiamo per il nostro francese, en fait. Et maintenant, nous avons le grand plaisir de remettre l'Excellence Award à Letizia Castà. L'Excellence Award, Davide Campari. Grazie mille. Merci. 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 Parmi votre filmographie, vous avez choisi deux films, Gainsbourg, Vie héroïque de Johannes Pfaar et L'homme fidèle de Louis Garrel. Le public va revoir ou découvrir ces films dans les prochains jours. Pouvez-vous expliquer pourquoi ces deux films? Ho scelto questi due film perché Vie héroïque de Serge Gainsbourg, perché è stato un film dove il pubblico mi hanno incoraggiato per il mio lavoro, anche le gente del cinema. È un film importante per me e anche il film di Louis Garrel è un film molto recente che ho fatto e pensato che è stato giusto di far vederlo. Grazie Letizia Castà per essere stata qui con noi questa sera. Questo grazie. È suo. Okay, merci, merci beaucoup. Merci. Merci a voi, madame. Merci, merci. Merci beaucoup. Merci, merci beaucoup. E ora giorno dopo questo bel premio passiamo al primo film di questa sera, un film in prima mondiale che tu hai voluto scegliere per aprire la tua prima edizione. Vorrei però prima ricordarvi di votare per il Prix du Public UBS che negli anni ha premiato film che sono poi entrati nella storia. È molto semplice, potete scansionare il vostro codice QR sul biglietto d'entrata e avete tempo fino al 14 di agosto alle 9 del mattino. Il festival vi invita veramente a votare per il Prix du Public UBS perché il premio può fare veramente la differenza per la vita di un film. Allora, Giona, perché hai scelto proprio questo film per aprire questa 74esima edizione? Beh, perché il regista di questo film è una success story locarnese. Nel 2010 questo regista si è presentato a Locarno nella sezione Pardi di domani con un film di Archia interpretato da Louis Garrel che ha fatto molto scalpore. Questo regista ha dimostrato di essere un autentico talento, una voce, di possedere uno sguardo e quando si è offerta l'occasione di avere il suo nuovo film ho detto quale apertura migliore di avere Beckett a inaugurare la 74esima edizione del festival. Tonight's film Beckett is a thriller, an action film with a humanist dimension and an intense civil engagement. The film director is returning to Locarno after his gift to us in 2010, the Archia. We have the great pleasure of calling the delegation from Beckett on stage. E inizio dalla sua regista, Ferdinando Cito Filomarino. Buonasera e bentornato a Locarno. Prego.
And I'll continue with the protagonist of the film, John David Washington. Welcome to Locarno. And last but not least, the actress Vicky Krieps. Welcome to Locarno. Herzlich willkommen. Ferdinando, che effetto fa ritornare a Locarno con questo film, dopo aver realizzato uno dei film italiani più belli e interessanti degli ultimi anni come Antonia, ed essere qui con un film diverso, però profondamente tuo, un film totalmente tuo, personale? Per me Locarno è stato una sorta di battesimo, in qualche modo. È stato il mio debutto, il mio primo lavoro fu quel cortometraggio, e quindi essere qui oggi, il mio punto di vista è lo stesso, nel senso che quello che provo a fare è la stessa cosa, e quindi è come un sentimento di essere riconfermati in casa, diciamo, di avere un luogo sicuro dove so che il cinema indipendente è apprezzato, e quindi sento un privilegio a essere riconfermato o fare la mia comunione di nuovo a Locarno. Beh, allora ti aspettiamo per la cresima. John David Washington, what was it like to play the role of the protagonist Beckett, an American tourist who has to remain constantly on the run? Stressful. But I just connected with the story because it was, when I think about Beckett, I think of survival. And that's very personal to me, survival. And I think it's part of the reason we're all here tonight is the survival of the theatrical experience. So that's what, you know, connected me to it. Thank you. And thank you very much for being here. Vicky Krieps, in the film you play the role of a political activist who helps the protagonist. This role reminds us of the fights, of the battles of today's about climate change and lack of democracy. How did you build this character? I think it's very easy when you walk down a street in like maybe any kind of town and you just talk to the next person sleeping in the street. And you ask them how they feel about today or about capitalism. So it was really easy. Thank you. Gianna, vuoi chiudere tu di nuovo con Ferdinando? Questo è un film che ricorda da un lato il grande cinema politico americano degli anni 70, Pakula, Pollack. C'è un piccolo twist argentiano, ma è anche un film profondamente filosofico, un uomo che è in fuga da qualcosa che non conosce. E allo stesso tempo è un film che tiene costantemente il ritmo dell'azione. Quindi è un film complicato da fare, cioè ami complicarti la vita quando fai il film, ma è una scelta semplice. Com'è stato portare a buon fine un film così complesso e così stratificato? Diciamo che ho imparato subito che è comunque complicato fare cinema, quindi complicato per complicato, tanto vale pensare a un progetto ambizioso, i problemi ci sono comunque, più grandi, più piccoli, sono sempre problemi. No, questo film è stato un lavoro di un'enorme squadra di 15 nazionalità diverse, che abbiamo in qualche modo unito appunto da tutto il mondo per creare su misura la struttura complessa e particolare di cui avevamo bisogno, perché era un film atipico, diciamo, da fare in Europa e di sicuro da girare in Grecia, e quindi è stato difficile, ma questa difficoltà è anche la parte più divertente. Grazie. Thank you very much for being here. Thank you. Non ci resta che augurarvi buona visione. Enjoy the film and see you tomorrow. Buona visione.